Hello children, good morning. Mi vedete? Sono qua giù in basso, in questa finestrina. Come state? Spero bene. Oggi, più che fare una vera e propria video lezione come le altre volte, facciamo un ripasso. Come lo facciamo? In questa maniera. Io vi darò delle istruzioni a voce e voi dovete o disegnare o scrivere quello che io vi dico. Non vi preoccupate perché ve lo dico e soprattutto mi fermo di modo da darvi il tempo per farlo. Se poi vado in ogni caso troppo veloce, voi potete mettere in pausa il video come sempre e fare un po' alla volta. Siete pronti? Are you ready? Ok, let's go, andiamo. Look, a monster. Dobbiamo disegnare un mostro in base alle istruzioni che vi dirò. Ascoltate, eh? The monster has got. Il mostro ha a very big head and a small body. A very big head and a small body. Three eyes and two ears. Three eyes and two ears. A small nose and a big mouth. A small nose and a big mouth. Four long arms and four small hands. Four long arms and four small hands. Two short legs and two big feet. Two short legs and two big feet. Ok, il mostro lo abbiamo disegnato, ora potete colorarlo come vi piace. Quando avete finito di colorare, mettete in pausa il video, quando avete finito di colorare, possiamo passare alla prossima attività. A tra poco. Ok, ci siamo. Here the monster's clothes. Qui i vestiti del mostro. Quindi qui dovrete disegnare i vestiti del nostro mostriciattolo. Fate attenzione sia al nome dei vestiti e sia al loro colore. Are you ready? Ok, let's go. The monster has got a blue jumper. A red jacket. A yellow hat. Green socks.
and pink shoes. Ok, ve li rileggo perché forse sono andato un po' troppo veloce. Comunque voi non vi preoccupate, se vado veloce fermate il video e fate con i vostri tempi, non dobbiamo correre. Comunque ve li rileggo, ascoltate. A blue jumper, a red jacket, a yellow hat, green socks and pink shoes. Se qualcosa non vi ricordate, guardate sul quaderno o sul libro gli esercizi che abbiamo fatto la settimana scorsa. Ora finite di colorare, finite di scrivere, mettete in pausa il video. Quando avete finito, tornate e andiamo a fare l'ultima parte per oggi, gli ultimi esercizi. Ok? A tra poco. See you soon. Ci vediamo presto. Ok. Siamo tornati. Ultimo esercizio per questa settimana e di questa attività è di scrivere un po' di numeri. Write these numbers. Scrivi questi numeri. Io vi dirò dei numeri e voi scriveteli sia a cifra sia a lettere. Fate attenzione, ricordatevi che i suoni in inglese non corrispondono alle lettere scritte. Facciamo un esempio insieme. Per esempio, one. Cerchiamo di ricordarci che si pronuncia one, ma che significa uno, vi ricordate? Ma si scrive one. Un'altra cosa che bisognerà ricordarsi, i numeri da 13 a 19 che finiscono con la parolina teen, si sente questo suono teen, ma è scritto in realtà con la T, 2, E ed N. Guardiamone un insieme. Per esempio, 16, 16 è scritto in questa maniera. Pronti? Ora potete farlo voi. 11, 7, 14, 10, 8, 19, 15, 20, 2, 5, 12, 6,
four. Ok, tranquilli, se non li abbiamo fatti tutti è perché non mi entravano in questa pagina, li faremo le prossime volte. Per oggi, per questa settimana abbiamo finito. Potete sempre tornare ad ascoltare o a vedere i video passati, così che ascoltiamo le canzoncine e ascoltiamo i nomi. La settimana prossima cerchiamo di andare avanti con il nostro programma. Per ora io vi saluto, vi auguro una buona giornata. See you soon and bye bye.